Per sfamare tutti ci sono due soluzioni. Puoi aumentare il cibo. O puoi diminuire la popolazione. E c'è chi ha fatto entrambi. Io sono Adrian. Io sono Massimo. E questo è Mentecast. Ciao, ciao, ciao Adrian. Benvenuto a Mentecast, anche se siamo a casa tua, ma benvenuto. Grazie. Prego, prego, prego. Di che parliamo oggi? Parliamo di un chimico che ha fatto diverse cose nella sua vita, polarizzate sia da una parte che dall'altra, ma soprattutto parliamo di un argomento che è stato un po' una richiesta di un nostro follower, un nostro utente. Perché accettiamo richieste, sì, Ursulo non vede l'ora di sentirne altre. Allora, noi comando, di questa persona sappiamo, conosciamo solo il nome, Marcello non sappiamo l'età, non sappiamo la provenienza, per cui diremo che è il piccolo Marcello di Trucazzano. Okay. Il piccolo Marcello di Trucazzano ci aveva chiesto di fare una puntata sul gas sarin. Ok. E noi non l'abbiamo fatta, nel senso che ricercando l'argomento sono capitato su un altro argomento. Grazie piccolo Marcello. Grazie piccolo Marcello. No, però abbiamo trovato un argomento molto più succoso e forse che dà più spunti e quindi esatto. In realtà grazie a Marcello per averci dato una segnalazione che poi ci ha portato al Santa Graal, Santo Graal. Esatto, grazie bimbo Marcello di Trucazzano. Siamo a Breslov in Germania, o perlomeno quello che all'epoca era la Germania e che oggi sarebbe la Polonia, in una città che si chiama Wroclaw. È il 9 dicembre 1868 e lì nasce il nostro Fritz Haber, un giovane talento della chimica che ben presto assumerà i caratteri del pazzo squinternato. Quest'uomo studia a Imberg con il professor Robert Bunsen, che è l'inventore del becco Bunsen, che si trova in tutti i laboratori del mondo, è una specie di fornelletto che però porta il suo nome, rispetto. E poi va a studiare a Berlino, dove diventa mega chimico. E fa il suo dottorato lì a Berlino. Fa il suo dottorato o prosegue gli studi. È estremamente brillante e gli viene presto sottoposto a un problema. Contestualizzo da un punto di vista storico. Siamo alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento. C'è un grosso boom industriale ed economico. A questo, come al solito, si accompagna un boom demografico, quindi le persone diventano di più. Ma nonostante ci siano tante persone, c'è poco cibo. Questo perché da una parte le terre vengono da uno sfruttamento sempre molto serrato, con rotazioni delle colture che non sempre soddisfano le necessità del terreno. Dall'altro ci sono delle importazioni che vengono dal Sud America per quanto riguardano i nitrati e il guano che vengono utilizzati per fertilizzare il terreno, una volta fonti azotate con la cacca di pipistrello. E va bene, ma il punto è che questa roba non era più possibile perché da una parte erano diventate di meno questi depositi di guano e di nitrati e dall'altra c'erano dei blocchi navali ad opera di alleati, diciamo, dell'epoca. In questo contesto la popolazione va sfamata e in questo contesto quindi gli scienziati vengono messi all'opera per ricercare il modo di trovare un composto azotato, quindi come i nitrati, come il guano, che potesse soddisfare le richieste del terreno a basso costo. Ma c'è una fonte di azoto che è immensamente disponibile, ma nessuno sa come sfruttarla. Esatto, che fonte è? L'aria che noi respiriamo è al 78% azoto molecolare. È un sacco. È lì. Perché non lo prendiamo? Non lo prendiamo perché questa molecola è estremamente stabile. Cioè i due atomi di azoto che compongono la molecola di azoto sono legati con un triplice legame che è molto duro da rompere. Si rompe in rarissime occasioni, ci sono dei batteri specializzati che riescono a farlo. O dei menà, che gli devi fare? Gli devi spaccare non uno ma tre legami, è dura. Oh. E dei batteri, ripeto, in condizioni estremamente particolari riescono a farlo. Oppure tipo nei fulmini succede, quindi immagina che energia ci vuole per spaccare questa roba. 1.21 gigawatts. Nessuno era riuscito a prendere questa roba e farla diventare ammoniaca. Ok? Ma il che nostro, l'ammoniaca è invece l'ammoniaca composto... può essere utilizzato come fertilizzante. Infatti potete fare pipì nei vostri vasi se volete. C'è poca ammoniaca, la maggior parte è urea nell'urina. Comunque sì, fate tutta la pipì che volete. E in questo scenario Fritz Haber prende e entra a gamba tesa creando il suo sistema, quindi sistema di sintesi dell'ammoniaca a partire dagli elementi che la costituiscono. Quindi prende idrogeno molecolare, prende azoto molecolare dall'aria,
lo bombarda con un bel po' di pressione e temperature, riesce a pompare via l'ammoniaca in modo tale da ripristinare. Insomma, riesce a fare questo processo che prenderà il nome del processo di Haber-Bosch. Bosch è il suo cognato, anche lui chimico, che in realtà poi perfeziona la cosa e la rende industrializzata. Ma la domanda è: lui ha veramente studiato questo processo per creare dei fertilizzanti? Perché qualcuno si è posto la questione, nel senso, ha detto effettivamente sì, con l'ammoniaca ci puoi fare i fertilizzanti a base appunto azotati, però c'è un'altra cosa che puoi fare con l'ammoniaca, che è il nitrato di ammonio, e il nitrato di ammonio serve per produrre miscele esplosive. Sì, è vero che dal momento in cui Haber riesce a creare, a mettere a punto il suo processo per sintetizzare l'ammoniaca, c'è un incremento di fertilizzante, ma c'è anche un incremento di granate e in generale proiettili di artiglieria. Cose che potrebbero tornare utili a una nazione come la Germania al 1915. Perché arriva questo 1915? Si arriva, è inevitabile. Ed è la prima guerra mondiale. È la prima guerra mondiale e Fritz Haber fa una rapidissima escalation all'interno del Ministero della Guerra e di fatto fa diventare la prima guerra mondiale una guerra chimica. Cioè lui prende la guerra di trincea e, colto da un ferocissimo spirito umanitario, decide di salvare la vita a molti togliendola ad altri. Il problema della guerra di trincea è che è una roba estremamente stagnante, è una roba statica, dove le fazioni scavano queste trincee, si annidano nelle trincee e ogni sortita è un suicidio, perché dall'altra parte staranno i soldati nelle trincee avversarie che ti sparano, ma dall'altra parte è così viceversa. Quindi è una roba che non si muove mai, sono mesi e mesi, in alcuni casi altri anni. Esatto, è una cosa veramente folle la guerra di trincea. Quindi Haber dice: cioè, sarà una soluzione per risolvere questo problema? Li gassiamo. Oh. Fritz Haber è l'inventore della guerra chimica. È l'inventore del gas come arma bellica. Come arma, e quindi lui inventa l'iprite, quello che in inglese è noto come il mustard gas, il gas, il gas mostarda, cioè un gas che ha un odore pungente come di senape. E che in realtà provoca irritazione agli occhi, alle vie respiratorie, che quindi in un qualche modo il corpo risponde producendo del muco. Insomma, sembra di affogare sulla terraferma. Questa è la testimonianza che molti danno di questa cosa, perché ti si bloccano le vie respiratorie. E vescicazioni a lungo termine su tutte le parti della pelle che sono state esposte a questa cosa. È una roba cosa. Orribile. Talmente orribile che diversi ufficiali tedeschi si oppongono all'utilizzo di questo gas, perché secondo loro è contrario allo spirito e all'onorevolità, all'onore della guerra, hai capito? Però in realtà il governo tedesco promuove l'efficacia e quindi dice sì, Fritz Haber fenomeno. Insomma, il 22 aprile 2015 siamo a 1915. No, mi piace, andiamo con 2015. 1915, no, c'hai ragione. Siamo a Ypres, in Belgio, e... Come si legge? Ypres. Ah no, Ypres. Il Belgio è il Belgio francofono, sì. Scusate, l'ufficio pronuncia, ho sbagliato io. Fosse stato... Giuro, è Ypres. Ma no, fosse stato ancora quello fiammingo, non lo so. Ma come lo fa Ancona? Non lo so. È che era meglio. Ma no, nel senso è più facile da pronunciare. No, siamo a Ypres, in Belgio. Ed è la seconda battaglia di Ypres ed è il primo uso del gas contro le truppe nemiche, che sono le truppe francesi, ed è un gran successo per la gioia di tutti quelli a cui stanno antipatici i francesi. Sì, un successo che è veramente terribile, cioè le persone che non morivano e che non riuscivano a scappare si ritrovavano pietrificate all'interno della trincea, bloccati da questo gas che li devastava anche dal punto di vista psicologico, e sembra che molti soldati tedeschi andavano lì a suggerire ai soldati francesi di sdraiarsi per poter morire meglio. Questa è l'estensione della crudeltà nell'utilizzo delle armi. Insomma, è talmente un successo questa cosa che Haber viene decorato. È talmente terribile che Haber viene decorato. Assolutamente, bene, siamo nello spirito, potete immaginare, il secondo certo. Reich questo, se non erro. Non lo so, è Bismarck il secondo Reich. C'è Bismarck nella prima? Non lo so. Non mi ricordo, vabbè.
torna a casa tutto contento, ma c'è qualcuno che a casa contento non è per niente. Chi è? Clara, la moglie. Clara Immerwahr, che è a sua volta un chimico, perché è una delle prime donne a laurearsi in chimica in Germania. E a sua volta, a quanto pare, brillante, ma è femminista, è pacifista, è anche madre, ha un'etica che è... Ma non è solo quello, ma è anche madre, confinata dentro casa, è abbastanza depressa da questo ruolo che le viene imposto. E lei, come dire, non è proprio d'accordissimo con questo sterminio. No. Cioè, c'ha qualcosa... C'è qualcosa che... Boh. La gente infatti parla male di Clara, e lei se la prende un po' e cuore. Quindi Abel prenderà in considerazione quello che dice la sua moglie, no? Prenderà, perché insomma è sua moglie, cioè te? No, Abel esattamente due giorni dopo riparte per andare a fare un'altra di queste sue sperimentazioni su cavie umane. Sì, tra l'altro estremamente accurate. Lui stava lì, guardava il meteo, aspettava che ci fosse il vento a favore, una cosa assolutamente metodica. E Clara si suicida per questo. Si suicida molto sparandosi bene, con la pistola d'ordinanza del marito al cuore. Come? Una Luger. Mi fido. E... Luger. Ok, scusa. È come la Luga. E insomma, muore, e quindi c'è il funerale e lui manco va al funerale. No, perché è una bestia. Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno. Ok, d'accordo, però insomma, che è una bestia, lo sappiamo, cioè è evidente che è una bestia quest'uomo, è evidente che sta facendo delle robe orribili. E infatti nel 1918 gli danno il premio Nobel. Vabbè, ma il premio Nobel non è perché ha fatto le cose orribili, è perché ha fatto il metodo Haber-Bosch per la sintesi dell'ammoniaca. Vabbè, ma prendiamo un attimo in conto anche il contesto, scusa, ho capito. Premi Nobel così a caso. Non è a caso. Oddio, Nobel, scusi, è... permettimi, a Obama gli hanno dato quello della pace prima ancora che avesse fatto qualsiasi altra cosa, e poi ha fatto guerra per anni, quindi... Ma... Sì, certo. Ho come l'impressione che il Nobel sia un po' distribuito così, no, alla cieca. Punto non è affatto alla cieca, perché Alfred Nobel, come se l'hai guadagnati i soldi? La dinamite. Ha inventato la dinamite, quindi se c'è uno che il premio Nobel se lo merita... C'è un fil rouge. Il fil rouge è... Mi invento una roba utile e poi vado a ammazzare le altre persone. Vabbè. Quindi chi meglio di lui poteva nobellare? Tra l'altro è divertente che sulla pagina del Nobel che io ho consultato... Anch'io sono andato. Sì, non c'è nessuna menzione del gas, no, dei no, gas no, mortali. No, si parla che... soltanto della parte... Vabbè, ecco. Ti aspettavi. Gas, però purtroppo c'era questo svantaggio, questa è una piccola parentesi, il gas di cui stiamo parlando, l'iprite, è giallo, assolutamente giallo carichissimo, si vede da lontano, e quindi le persone avevano sviluppato delle maschere, mangiato la foglia, hanno capito quando c'era il problema, e quindi i soldati francesi da lì a poco avranno delle contromisure. Cosa che non avranno invece i loro avversari, perché nel frattempo i francesi sviluppano il fosgene, che è un gas altrettanto dannoso se non di più, ma invisibile agli occhi, quindi... E anche inodore, se non erro. E inodore, quindi assolutamente... No, aspetta, forse no. L'odore è quello di fieno marcio, se non sbaglio. Okay. Però, beh, io di odore meglio che non parlo. No, infatti. Insomma, Haber però non si ferma qui, Haber lavora anche su dei pesticidi, e questa cosa ci tornerà abbastanza utile poi in una delle chiuse forse, e lavora anche su un metodo per estrarre l'oro dall'acqua di mare. Funziona? No, non funziona, perché... Vabbè, perché se non è coinvolto nessuno da killare, no, le cose non funzionano, no, per certo, Haber. Perché il principio è che... più è letale meglio Haber si esprime. Sì, penso. Nel 1933, facciamo un salto, le leggi naziste sugli ebrei, perché Haber è di origine ebrea, anche ebreo, se a un certo punto si converte da giovane al cristianesimo. No, al luteranesimo, credo fosse. Beh, non è cristianesimo, luteranesimo. È un sì, vabbè. Vabbè, quello non che so è. Se rientra nel Pantheon. In ogni caso, insomma, arrivano le leggi naziste sugli ebrei, e quindi il suo staff, perché lui non è considerato ebreo, il suo staff viene decimato, lui però non ci sta e si licenzia
e scappa, si rifugia in Inghilterra, dove però l'asilo non gli viene tanto concesso, no. visto per i crimini di guerra che aveva commesso, quindi esatto. Inizia a scappare, cerca l'asilo in tantissimi posti, però non ne trova. Finisce per andare in Svizzera, avviarsi verso la Svizzera, ma il nostro buon Haber schiatta sulla strada, credo. No, è d'infarto, sì, in un hotel di Basilea, se non sbaglio. Esatto. E questo, insomma, è come ci ricordiamo il percorso professionale di Haber. C'è una legacy, figura... c'è qualcosa che lui ha dato ai posteri? Allora, innanzitutto è una figura controversa, nel senso che... Non sappiamo se è malvagio o crudele. Nel mondo... nel mondo scientifico è comunque una figura controversa, perché lui è un grande amico di Albert Einstein, si frequentano, addirittura Haber scriverà una poesia in onore di Einstein... e quindi in qualche modo la cosa l'ho scritto, ma pare non riesco ad improvvisare qualcosa con l'accento tedesco sull'ammazzare le persone, però deve essere stata una cosa del genere. No, in realtà l'ho letta, è assolutamente banale. Max Planck, il padre della fisica quantistica, si schiera a suo favore, e cerca anche di organizzare un memoriale in onore di Haber nel 1935, non ci riesce, però dall'altra parte ci sono altri scienziati, come nello specifico Ernest Rutherford, che... quello del modello atomico. Esatto, che non gli stringerà la mano proprio per i suoi crimini di guerra al momento della cerimonia del Nobel, forse una cosa del genere. E quindi c'è una controversia. Ma domandavi tu, c'è una legacy, c'è un, come dire, un'eredità? Un lascito, un'eredità. Sì, c'è. Sostanzialmente, quando Haber lavorava nell'industria dei pesticidi, ha sviluppato una sostanza che lui chiamò lo Zyklon A. No, anche lo Zyklon B. Lo Zyklon A lui ha sviluppato, e poi qualcuno è venuto dietro, lo ha modificato ci ha fatto lo Zyklon B. E lo Zyklon B è il gas cianuro con cui vengono eliminati gli ebrei nei campi di concentramento, nelle camere a gas, e quindi in qualche modo è un ebreo ad inventare il gas che ucciderà così tanti ebrei. C'è un problema che noi non vediamo, che adesso secondo me lui ha voluto risolvere inconsciamente, che è quello della sovrappopolazione, perché se adesso c'è un problema ecologico è quello della sovrappopolazione, lui una manina ce l'aveva messa, noi non l'abbiamo capito, è un incompreso. È un incompreso. Esattamente. Ma non è solo un incompreso, è anche uno che va sul malvagiometro, sigla! Il malvagiometro ci permette di stimare la cattiveria e la malvagità di Fritz Haber stimandola in millizimbardi, unità di misura che noi conosciamo prendere nome dal nostro amico Philip. Per la cronaca, Philip è 1000 millizimbardi, quindi è uno zimbardo. Uno zimbardo. Infatti, è Philip Zimbardo. Per dare il grande ritorno del malvagiometro, è stato assente per un po' di tempo. Vorrei anche spendere un minuto per settare un po' i parametri, perché ad esempio se tu fai uno sgambetto a tuo amico sono 2 millizimbardi, se gli fai uno sgambetto e gli ammazzi la mamma sono 14. Ok, cioè, ok, quindi d'accordo. Quindi ci vuole un po' per andare su, è una scala abbastanza fino difficile fino adesso sul malvagiometro noi abbiamo avuto Lyschenko, abbiamo avuto Zimbardo, perché Zimbardo è una cosa, abbiamo avuto Lyschenko, abbiamo avuto Thomas Migley, e adesso è il turno di Haber. E adesso si vola, siete pronti? 522 millizimbardi. Complimenti Haber, complimentoni. Allora, vogliamo chiudere questa cosa, questa puntata, dicendo che Haber è l'incarnazione perfetta del detto di Mario Brega: stamano può essere fero o può essere piuma. No, è così, è il detto vero. Stamano può essere ammoniaca o può essere iprite. Esatto. Stavolta è stata ammoniaca. Esattamente. Ricordiamo che Mario Brega, e così come Ursulo, è disponibile su YouTube, ma non solo lui, anche Mentecast. Quindi YouTube, Spotify e iTunes per quanto riguarda le nostre puntate. Dopodiché, se volete degli aggiornamenti sulle nostre attività, ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram. Fonti:
Allora, fonti abbiamo All That's Interesting, Fritz Haber, Nobel Prize Winner and Father of Chemical Warfare, abbiamo nobelprize.org, la pagina su Fritz Haber, abbiamo BBC News, Fritz Haber, Jewish Chemist Whose Work Led to Cyclone B, abbiamo Chemical and Engineering News, che questa è una pagina molto bella, Who Was the Father of Chemical Weapons, tra l'altro sulla quale è riportata la poesia che scrisse Einstein. Io invece ho due fonti in più oltre a quelle che hai detto, che sono un articolo su Popinga che si chiama Fritz Haber il maledetto e poi Fritz Haber's Experiments in Life and Death sullo Smithsonian Mag. E in più c'è anche un video che ho visto interessante in cui si parla del Cyclone B per quanto riguarda le disinfestazioni, perché come si diceva questo era un gas che nasceva per togliere le cimici e un pesticida dalle fabbriche, quindi c'è un video in cui vedi i soldati che vanno lì a sigillare le finestre e poi aprono queste cose dentro. È abbastanza interessante, poi è originale. Bene, questo è tutto. Ciao.